Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Inazuma Eleven Mods. No, non sarà un appuntamento fisso, quindi non ci contate, sarà un appuntamento che farò quando vedrò qualcosa di carino dal mondo delle mod. Oggi voglio portarvi la versione finale della mod di Inazuma Eleven Great Road of Heroes. Ve la presentai un anno fa, forse anche 2 anni fa. Era all'inizio, c'erano solo i personaggi di Ares e Orion. Invece stavolta ci sono tutte quante le tecniche viste in Ares e Orion, alcune sono anche importate da Inazuma Eleven Go. Così come tutti i personaggi di Orion, Ares e anche i personaggi di Inazuma Eleven Go sono presenti all'interno della mod. Quindi, tanta roba, andiamo a vedere. Ok. Spero che l'audio venga preso bene. Sì, ok, ci siamo. Desert Roller, ok, quella nulla di nuovo, è una cosa già vista anche Doomgeyser, però hanno un nome diverso, hanno un colore diverso, ci sta. Oh, c'è anche Houdini, bello, 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 bello. Lui, non mi ricordo lui da quale squadra viene, ma ok, Oil Slick. Mio padre lui, ovviamente, non il mio preferito, forse di Inazuma Eleven Go il mio preferito è Saturn. Anche come portiere, l'ho messo subito a posto di Sanguk appena ho potuto reclutarlo. È perché mi piace Saturn, non ci posso fare niente. E poi sì, non usavo JP ma Sanguk, quindi insomma, nulla contro JP, anzi JP è fortissimo. Però, è rotto, quello è il problema. Ah, Chaos Rain sarebbe Death Rain, ma è skinnata. Va bene, giusto, alcune sono Amazon. Io odio questa pubblicità, ma quella che odio più di tutte è quella di A-Rap, di quella che va in bagno a fare pipì. Magari sto mangiando, sto bevendo, quella che va in bagno a fare pipì, dai. Ari, eccoci a noi. Eccoci qua, Gamma Ray. Con Gamma, beh, quale personaggio più indicato se non lui. Adesso qui sì, ci fa vedere mosse reskinnate, attacchi reskinnati, quello che è. Però con i personaggi di Ares, Orion e Inazuma Eleven Go. Ah, Flora. Dave! Vabbè, lui... Ah, però è di Ares lui! Ah, bello! Mi piace di Ares lui, sì. La portiera... Di chi era la portiera? Non mi ricordo. Rabbit Dash, vabbè, questo è l'attacco, quello della Spagna. Molto carino. Pinguino Imperatore di... Della morte. Sarà adesso. Probabilmente fissati con la morte giapponesi, non posso capire perché. Double Joe, se non sbaglio in inglese, si chiama alla stessa maniera poi. Quindi neanche il nome gli ha cambiato. Charge Cannon dovrebbe essere l'attacco di Canon Evans. Quindi ci sta. E poi qua abbiamo Yurika Bear, proprio personaggio peggiore di tutta la serie di Ares e Orion. Ok, abbiamo Aizaki che fa Shark da Deep. Ah, questa è carina però. Sì, questa c'era già nel gioco precedente, nel Zoom Eleven Go, se non sbaglio. Il colpo supremo con questo reskin per Fallen Angel, che è lo spirito guerriero, l'attacco dello spirito guerriero di Victor. Bellissima idea. Bello questo! Bello! Ah, quello che fa Eric, sì, sì. Colpo di Pegaso, sì, sì. Abbiamo anche il vero Xavier Schiller. Tantissima roba sta mod. E Fire Lemonade! Bella con Adriano, poi, bellissima. Ma questo non è l'attacco di Clario Orvan? Perché lo fanno loro tre? Ci vorrebbe quello, vero? Ah, eccolo! Shin! Ah. Lui fa quella vera! Shin Diamond Break! Certo, fare un'animazione da zero come quella non è facile. Anche perché non ci sono attacchi simili. Oddio, forse Divine Arrow? Freccia Divina, forse? È una simile. Da cui potevano prendere l'attacco, però forse non l'hanno potuto fare. Se non l'hanno fatto vuol dire che non era fattibile.
Allora, aspetta, fermo. Io tante cose non me le ricorderò, le animazioni e tutto quanto, ma questo, amici miei, questa è presa letteralmente da Inazuma Eleven Go e l'hanno messa su Inazuma Eleven 3. Questo è Inazuma Eleven 3 per Nintendo DS poi, quindi quello giapponese, perché da noi in inglese, in tutto il resto dell'Europa, è uscito su 3DS. Invece qui siamo su Nintendo DS. Quindi hanno fatto una hard patch per il 3, Ogre probabilmente, e poi l'hanno moddato. Fantastici. Bello. Final Gambit! Ma è Last Resort? No, no, Last Resort sarà Last Resort anche in inglese. Però effettivamente la D c'era nel nome. Solar Flare. È supernova. Ma che bella. Ah, oh, aspetta. Cos'era quella faccia? Ehi. Le tre facce. Questo è Axel di Inazuma Eleven Go. Non gli si dice per niente e neanche la sua. Però lui ci sta. Però non sto denigrando, sto solo dicendo, fa ridere come sono messe. Però vabbè, le vedi per mezzo secondo, neanche ti pesa alla fine. Cioè, con quello che hanno fatto, chi se ne frega di due facce messe male. Zero Hour? Qual era Zero Hour? Ma hanno messo i Miximax! No, vabbè, sta mod, ragazzi, è devastante. Peccato che sia in inglese, ma con il gene. Mamma mia, che belli! Beh, mamma mia, che bella sta mod, raga. Ok, ah, Crossed Love con. Bello. Ah, questa che è? Non è fuoco di ghiaccio questa? Però perché dall'altra parte, ok. No vabbè, che cos'è? Tre signor Pink qui. Che succede? A Calamity Zone, non Death Zone. Che poi loro tre. Ah, perché è quella che è rifatta in Ares e Orion, giusto. Cambia, è diversa, sì. Uragano Z, bello! È bellissima così però. Vedi, è Last Resort allora. È Last Resort. Che le facce ancora bellissime. Mamma mia, che bella sta mod. Black Bolide? Oddio, non me la ricordo. Cioè, mi ricordo qual è questa, ma non mi ricordo Black Bolide qual era? Non è che per caso per Black Bolide intende proiettile quello che fa la Cina? Che fa Rihao? No, spero di no. Perché poi alcuni nomi non si arriva neanche a cambiarli. Ok, la Fenice. The Celestial. Ah, questa è quella in combo con Nathan e Kevin. Ah, ma certo, pinguino spaziale. Blazing Catch, di chi era questa? Bello. Oddio, Norica. Lei è meno definita. Che strano, chissà perché. Eccolo! Raijin Zahando! Bello. E Fujin? Niente Fujin. Ah, lui è quello della Spagna. Bello lui, mamma mia.
Che bello comunque, raga. Davvero, davvero bello. Chi se ne importa se sono solo dei reskin. Ah, eccolo, Suijin. Però ci manca Fujin, proprio. David. È David da giovane. Eh sì, David c'aveva la pelle più scura di Mark. Poi vabbè, è anche diverso, ovviamente. A meno che non è Mark adulto. Sì, David aveva i baffi, ma quando allenava la Inazuma Eleven. Quindi probabilmente è Mark da adulto. Può essere lui, sì. Poi la fascia è sua. Questo invece è Mark ragazzo. Diamond Fist, che la impara proprio per contrastare la Spagna. Oddio. Bella. Grande scudo, tipo. Ah, Wild Dunk. Però vedi, il nome in inglese forse è Tempest Dunk. Questa gli buca la palla. È quella del... Di chi era? Del portiere della Ogre, quella. Ma questa la fa solo Hitman sul 2 e sul 3, oltre a un altro personaggio. Spark Drive? Ah, ok, però questa la fa così perché l'animazione non esiste in realtà. New Leaf, che è... Animal Crossing. Ah, questa beh, la conosco benissimo perché l'ho spammata su Galaxy di continuo. Thousand Rays. Va bene. Blood Moon. Che è Somersault, Moon Somersault, una cosa del genere. In giapponese però. Io... Perché mi ricordo meglio quelli giapponesi che non quelli italiani? È un problema. Un problema grave. Ah, ok. Sì. Anche questa l'ho dato tantissimo, ma non con lui. Logic Gate. Vabbè. Scorching Stampede. Questo è l'attacco che fa lei, che in realtà ti pugnala con l'acqua. Ma no, 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 dai, presi Ice Blades di Pokémon. È Spade Telluriche, presi Ice Blades. Letteralmente di Pokémon è presa. Piccolo easter egg magari. Zippy! Oddio, chi è questo, mo? Non me lo ricordo. Ancora lei? Gaia Grasp. Ah, la palude di mani, certo. Ah, lui pure è forte. Vai Norica! Che poi sarebbe Sandra in italiano, vedi, questo me lo ricordo. Containment zone. Punto di gravità, sì. Ah, Maelstrom, bella! Carina. Non è un terremoto. Questa era... Mi ricordo qual era perché la faceva. Se non sbaglio è il difensore dei piccoli giganti. Vabbè, Orion Express, dai. Dai. Lascia fare. La pace è pronta.
sarebbe divertente da giocare questa, però. Quindi vi lascio in descrizione di questo video anche il link per il loro Discord, così magari potete entrare e scaricarvi la patch. Perché non pubblico direttamente il download della patch? Perché loro vogliono gente nel loro Discord. È chiaro. Sarebbe bellissima da giocare, magari non sul canale, perché per il canale ho in mente altre cose, tema in Azuma, nel futuro prossimo, probabilmente ad anno nuovo lavorativo, quindi settembre se ne riparla. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va, e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao.